Si è svolto questo pomeriggio a partire dalle 16.30 l'ormai tradizionale appuntamento con il Casimiro Day, giunto quest'anno alla sua terza edizione. Grande novità rispetto agli anni precedenti, con Piazza del Corso, punto focale della Movida Nocerina, nuova location della rassegna dedicata al ricordo dell'indimenticato capo dei tifosi rossoneri. Non più un incontro amichevole sul terreno di gioco, ma tanto divertimento per le famiglie, grazie all'estimento di tavoli da Subbuteo da parte dell'Old Subbuteo Club, Calcio Balilla e Calcio Balilla Umano. Associazione Nocerini e Ultras Curva Sud, uniti nel ricordo di Casimiro, hanno promosso anche una raccolta fondi da destinare alle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto scorso. Un ricordo per un tifoso particolare, da un tifoso altrettanto particolare che insieme a lui ha dato vita al Massive Ultras Supporters. E tutto è cominciato intorno all'80, 81, con un grande campionato e sfioriamo la Serie B. Con Casimiro abbiamo fatto tante cose, tante trasferte, tante coreografie ed è venuto a mancare troppo presto, ha lottato e è andata così. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di ricordarlo. Oggi abbiamo voluto ricreare una grande festa del calcio, lui era un grande appassionato, quindi cerchiamo di coinvolgere un po' tutta la popolazione in questo periodo un po' travagliato della nostra storia. Vediamo, stiamo cercando di divertirci e in suo nome anche fare una raccolta fondi per un progetto benefico. Penso che sia una grande occasione per stare tutti quanti insieme e divertirci. Oggi abbiamo praticamente fatto questa giornata in memoria di un nostro amico carissimo che era Casimiro ed era una persona insomma per bene, generosa. Tutt'altro di ciò che si dice degli ultra e delle persone che frequentano normalmente lo stadio e abbiamo ritenuto opportuno ricordarlo con una manifestazione che avesse tutti i crismi della festa, anche se poi vedete che c'è il calcio in tutte le sue forme, quindi il calcio balilla, il calcio balilla umano e non poteva mancare il Subbuteo che poi è parte integrante diciamo della nostra gioventù. Numerose le presenze legate al mondo rossonero, tra cui il presidente dell'associazione Nocerini, Carmine Passaro, ed il vicepresidente della Nocerina, Francesco Spinelli. Carmine Passaro, presidente dell'associazione Nocerini, iniziativa Casimiro Day che si rinnova per il terzo anno, con quali obiettivi? Ma l'obiettivo è quello di ricordare sempre, al di là di tutto, un tifoso della Nocerina, una persona che personalmente stimo tantissimo perché ho avuto veramente l'onore e il piacere di conoscerlo e quindi è giusto che vada ricordato. È una persona che ha fatto tanto per i colori rossoneri e che magari potrebbe essere di insegnamento anche a tanti ragazzi che ora si affacciano all'interno della curva rossonera e che cominciano a seguire le sorti della propria squadra del cuore. Ma certo, Casimiro Iannone è stato il fautore della curva, quindi penso che comunque sia giusto che i ragazzi che oggi affollano la curva prendano esempio da una persona come Casimiro che è veramente stato un capo ultra. Però mi va di ricordare una cosa, quest'anno il Casimiro Day l'abbiamo improntato nel coinvolgere le famiglie. Ultimamente guardando Facebook un po' il suo profilo, ho visto un Casimiro che andava al di là del calcio, un Casimiro legato alla famiglia, un Casimiro appassionato delle figlie, un Casimiro innamorato della moglie e mi va di ricordarlo anche così perché Casimiro non è stato soltanto un capo ultra ma è stato veramente una persona importante. Ecco, mette tanta gioia nel cuore vedere questi bimbi che giocano al calcio balilla, al Subbuteo e che tra poco si saranno impegnati qui nel calcetto umano. E probabilmente, come diceva lei, anche questo che Casimiro avrebbe voluto, non limitarsi alla solita partita di calcetto, ma coinvolgere il maggior numero possibile di persone. Ma io infatti proprio per questo avevo proposto di fare qualcosa a Piazza del Corso, di staccarci leggermente dal calcio, proprio per dare un'immagine che forse non tutti conoscono, quella del Casimiro uomo, inteso come Casimiro famiglia. E quindi il calcio balilla, il calcio gonfiabile serve proprio a questo, ad aggregare bambini e famiglie, forse proprio come Casimiro voleva. E ricordiamo che è anche una giornata nel segno della solidarietà perché ovviamente gli incassi verranno devoluti ad associazioni che si muovono e che operano per motivi benefici. È un'immagine
di una Nocera pulita, quella che si vuole lanciare anche nelle altre piazze e anche a tutte quelle, a tutti coloro i quali hanno etichettato questa città in modo negativo negli anni passati. Ma guarda, Nocera è una piazza pulita, dobbiamo essere bravi noi a metterla in risalto, ma Nocera è una piazza pulita e questo è un esempio proprio per far capire che Nocera è questo e non quello che vogliono descriverci. Perciò queste manifestazioni, adesso in questo caso quella di Casimiro, serve proprio a far capire che Nocera non è quello che ci vogliono dipingere, ma è questa la realtà, la famiglia, i figli, i genitori, questa è Nocera. Quindi oggi tutti con un unico slogan, tutti in piedi per Casimiro nel ricordo di un grande tifoso molosso. Certo. Francesco Spinelli, vicepresidente della Nocerina e rappresentante dell'associazione Nocerini. Si rinnova l'appuntamento con il Casimiro Day, un momento per raggruppare tifosi in memoria di uno che per i colori rossoneri è stato sempre impegnato. Sì, certo, Casimiro ha dato tanto per i colori rossoneri, ma soprattutto è un amico dell'associazione Nocerini sicuramente, un amico della Nocerina ed è un amico della città di Nocera per la quale ha dato tanto. Quindi noi ogni anno, sia noi come associazione Nocerine, sia gli altri gruppi che verranno poi più tardi, onoriamo la sua memoria organizzando qualcosa. Quest'anno abbiamo pensato di coinvolgere anche un po' le famiglie, quindi non abbiamo optato per la partita di calcio che facevamo ogni anno, abbiamo scelto appunto di onorarlo organizzando qualcosa che potesse coinvolgere anche le famiglie. E stasera quindi abbiamo optato per il calcio balilla umano e per quell'altro calcio balilla, diciamo, per far divertire anche i ragazzi. È un messaggio importante che la Nocera calcistica vuole lanciare, visto che negli ultimi anni è sempre stata etichettata in maniera negativa dal punto di vista della tifoseria. Oggi ancora una volta si tende a sottolineare il fatto che la Nocera calcistica non è assolutamente quella affiancata e avvicinata ai fatti del derby con la Salernitana. Noi quella pagina l'abbiamo cancellata, noi diciamo Nocerina 1910.2, tifosi della Nocerina 1910.2, dobbiamo cominciare da capo, azzerare, non ci riguarda quello che è successo allora e basta, non ne parliamo perché è una cosa che non riguarda noi la Nocerina. Ecco, è una Nocerina che sul campo sta tentando di risalire e di ritornare nelle categorie dove le competono, anche la tifoseria si sta ricompattando. Quanto sarebbe stata utile oggi una figura carismatica come quella di Casimiro? Sarebbe stata utilissima, ma lo è ancora, proprio perché, come vedi, noi organizziamo ancora qualcosa in suo nome, è proprio per quello, per tentare di unire la tifoseria, soprattutto per quello, per far capire che quello che ha dato Casimiro è quello che ha rappresentato per noi vecchi ultra e per gli ultra di oggi. Il fascino della storia, come quello del mare, risiede in ciò che cancella. L'onda che sopraggiunge fa sparire dalla sabbia la traccia della precedente. Ciò che resterà indelebile nelle sabbie del tempo sarà però il ricordo di Casimiro, così come quello di tanti che hanno legato parte della propria vita a questa centenaria e gloriosa maglia. Uniti e compatti. Casimiro era il calcio e noi lo stiamo onorando. Ciao Casimiro.